Buongiorno a tutti. Oggi si parla nella pericope di oggi del giudizio di Yahweh, di Dio. La spada e il fuoco. E dall'altra parte c'è la consolazione di Gerusalemme per i fedeli del Signore. Vedremo queste due categorie di persone in questa pericope e vediamo qual è il giudizio di Dio sugli uni e sugli altri. Leggiamo i versetti 12-14. Poiché così ha detto Yahweh: eccomi, stendo verso di essa come un fiume la pace, come un torrente in piena la gloria delle genti, e sarete allattati. Sarete portati al fianco, sulle ginocchia sarete accarezzati. Come una madre consola un uomo, così io vi consolerò. In Gerusalemme sarete consolati. Vedrete e gioirà il vostro cuore. Le vostre ossa, come erba verde, germoglieranno. La mano di Yahweh si farà conoscere ai suoi servi, mentre la sua collera sarà contro i suoi nemici. Tutti traducono ecco, invece eccomi, abbiamo visto questo eccomi, un'espressione bellissima detta da Dio. Sono qui, eccomi, non vi preoccupate, vuol dire tante cose. In ebraico, hinneni. Il profeta ci trasmette le parole di Dio, che dice, stendo verso di essa, cioè verso Gerusalemme, come un fiume di pace. Come un fiume la pace. Come può esserci la pace? La pace ci può essere solo se c'è la giustizia. Come diceva San Giovanni, il Papa San Giovanni Paolo II, diceva sempre: non c'è pace senza giustizia. E vediamo che nella pericope di oggi si parla anche della giustizia, del giudizio di Dio, che è un giudizio giusto, e l'effetto della giustizia è la pace. E dice come un torrente in piena. Ecco, io ho tradotto la pace, traducono alcuni la prosperità, però bisogna tenere insieme tutti i termini, tutti i significati della parola ebraica, che sapete anche voi, shalom, che vuol dire pace. Prima di tutto c'è la pace, però poi vuol dire, come ho già spiegato sopra, anche la prosperità e la sicurezza. Bisogna tenere insieme tutti i significati. Però bisogna tradurre pace, shalom. E poi dice, come un torrente in piena la gloria delle genti. Ecco, di questo parleremo negli spunti. Che cosa vuol dire la gloria delle genti? La gloria delle genti è rappresentata dalla redenzione. Le genti sono state redente. La parola del Vangelo a questo punto ha già percorso tutta la terra. E sono le genti, come vedremo negli spunti, ad accompagnare Israele a Gerusalemme nel libro di Isaia. E poi ci sono queste immagini della madre, questa metafora, quindi dice sarete allattati, sarete portati al fianco, sulle ginocchia sarete accarezzati. Sono parole bellissime dette da Dio che si immedesima nella maternità,
Dio è come una madre che nutre i suoi figli. Ecco, ci fa un po' spese il fatto che Dio ci consideri dei bambini da allattare, da portare al fianco e da accarezzare sulle ginocchia. Ma Gesù ci dice che se non diventerete come bambini, rispetto a Dio, si intende, non entrerete nel regno dei cieli. Gesù ci dice così, quindi il nostro atteggiamento verso il Padre Celeste deve essere quello di bambini piccoli. Magari, ecco, potessimo avere una vita dove il Signore ci guida per mano, passo passo. Invece, molte volte, attraversiamo delle tribolazioni, ci viene meno la fede, non troviamo più la presenza di Dio nella nostra vita, ecco, ma perché non siamo piccoli? Quello è il problema. Non abbiamo questo atteggiamento filiale come ce l'ha un bambino piccolino rispetto alla madre che si fida ciecamente della madre, che gli dà tutto quello che gli serve e gli dice cosa deve fare. Questa è l'obbedienza di Cristo, che dobbiamo imitare. E dopo dice, come una madre consola un uomo, così io vi consolerò. Ecco, qui non c'è un bimbo, Ish è l'uomo. Ecco, non un bambino. Ho già detto sopra, poco fa, che l'uomo è piccolo davanti a Dio e quindi dobbiamo essere figli, bambini. Però si parla di adulti. E quindi io ho tradotto uomo alla lettera. Ish vuol dire uomo. E la nostra madre è Dio, e noi dobbiamo, non solo siamo piccoli perché siamo fatti di terra, di argilla, come dice la Bibbia, ma dobbiamo essere piccoli come bambini, come ci insegna il Signore Gesù. È stata anche la sua via, quella di essere sottomesso completamente al Padre, come un figlio piccolo. Anche Dio lo ispirava anche nella parola, e poi tutte le sue azioni, i suoi miracoli, i suoi segni, la sua sapienza. Ecco, Gesù aveva tutti questi doni, tantissimi, innumerevoli, tutti i doni possibili dello Spirito Santo che agisce in modo multiforme, li aveva perché era piccolo, ma non in senso disprezzativo. Era il suo atteggiamento, verso il Padre. E lo vediamo in tutta la sua vita. E allora, se veramente abbiamo questo atteggiamento, il Signore ci può consolare. In Gerusalemme, dice, sarete consolati, perché Gerusalemme è il luogo da cui esce il Messia e la parola di Dio pronunziata da Cristo. Poi dice, vedrete e gioirà il vostro cuore. Che cos'è che vedremo? Vedremo con i nostri occhi il Messia. Questo vedrete al futuro indica un momento storico che deve ancora arrivare per chi legge al tempo di Isaia e anche per il profeta. E è un momento futuro e dice: le vostre ossa, come erba verde, germoglieranno. A questa venuta gioirà il cuore. Il nostro cuore. Questa gioia l'abbiamo letta tante volte nei Vangeli,
specialmente nel momento della risurrezione del Signore, furono presi da grande gioia. Questo lo dice dei pastori a Betlemme, ma anche le donne che vedono il Signore temevano, avevano timore, ma avevano anche una grande gioia. Ce lo dice il Vangelo, ce lo dicono i Vangeli della risurrezione. E le vostre ossa, ecco, io ho tradotto letteralmente, fa un po' problema nel nostro italiano, non lo usiamo mai, però è un'espressione che troviamo anche nei Salmi, ad esempio. Tutte le mie ossa diranno chi è come te, Signore. Le ossa, secondo l'ebraico, vuol dire l'uomo tutto intero, anche il corpo. Ecco, adesso non voglio fare una conferenza, medica, però, la scienza ha scoperto, la psicosomatica. Perché ormai sia gli psicologi, ma anche i medici, alcuni un po' più avanzati nella ricerca, oggi la medicina è molto settorizzata in specializzazioni, eccetera, ma ormai, dopo la scoperta della psicosomatica, si tende a vedere l'uomo in modo olistico, cioè tutto intero, spirito, anima e corpo, come dicevano gli antichi, mens sana in corpore sano. Ecco, scusate la parentesi, però la psicosomatica ci dice, la scienza oggi, ecco, che le nostre sensazioni, ecco, possono influire anche sul corpo, attraverso la psicosomatica, le malattie psicosomatiche. E anche molti medici oggi consigliano, ecco, di essere sani anche nella mente, perché la psiche è strettamente connessa anche al nostro corpo. E vedete che l'antropologia biblica ci dice la stessa cosa. Ecco, abbiamo un'anima che sente, ecco, che percepisce, che gioisce, ma anche che può andare in depressione e rendersi più deboli. Cadono, si diminuiscono le difese immunitarie in certi casi. Ecco, quindi, qui, per concludere, scusate la parentesi, ma per spiegare questa espressione ho dovuto perdere un po' di tempo in questo senso, vuol dire una sanità, psicosomatica, completa, olistica di tutto l'uomo, quando anche al corpo viene voglia di ballare per la gioia. Ecco, l'erba verde rappresenta, nelle immagini bibliche, l'erba verde, la prosperità. Poi dice: la mano di Yahweh si farà conoscere ai suoi servi, mentre la sua collera sarà contro i suoi nemici. Abbiamo qui il tema della conoscenza. La mano di Yahweh, in effetti, qui si parla del Messia. Abbiamo visto all'inizio del versetto 14: vedrete, ecco, sono quelli che hanno visto Gesù, e quelli che l'hanno seguito, quelli che hanno creduto, e la mano di Yahweh si è mostrata attraverso di lui. E tutti questi servi che osservano, che vedono, come abbiamo visto qui, riconosceranno nel Messia la mano di Yahweh, mentre la sua collera sarà contro i suoi nemici. Ecco, da una parte c'è la meraviglia dei servi di Dio che vedono in Cristo Dio all'opera,
E dall'altra parte invece c'è la collera di Dio contro quelli che avversano il suo Messia e che avversano indirettamente anche Dio che l'ha mandato. Io interpreto così perché gli elementi, come vedrete anche nel prosieguo, sono molto precisi e ci parlano di un momento futuro e che si realizza pienamente con la venuta del Signore Gesù. Leggiamo 15 e 16, poiché ecco, Yahweh verrà con il fuoco, i suoi carri come un turbine, per stornare nel furore la sua ira, la sua minaccia con vampe di fuoco. Con il fuoco infatti Yahweh compie il giudizio, e con la sua spada ogni carne. Molti saranno gli uccisi di Yahweh. Due punti, vedremo poi il versetto 17. Yahweh verrà con il fuoco. Sapete che la Bibbia dice che Dio è un fuoco divorante, è un fuoco che divora. Come dobbiamo interpretare anche quest'altra espressione che troviamo soprattutto nei profeti, ma in tutta la Sacra Scrittura? Dio viene con il fuoco, davanti a lui cammina il fuoco, dice il Salmo, e brucia tutto intorno i suoi nemici. Leggiamo la nota 1, il fuoco di Yahweh, che come ho spiegato precedentemente, in altri luoghi brucia il peccato. Il Signore non odia il peccatore, ma odia con tutta la sua anima il peccato. E leggiamo sempre Isaia 33,14, dice: hanno paura in Sion i peccatori, lo spavento sempre impadronito degli empi. E dicono gli empi: chi di noi può abitare presso un fuoco divorante? Chi di noi può abitare tra fiamme perenni? La risposta è: chi cammina nella giustizia parla con lealtà e poi descrive l'immagine del giusto. Allora, l'unica cosa che possiamo fare per evitare che questo fuoco venga dentro di noi, ecco, è il fuoco della purificazione dal peccato. Dobbiamo camminare nella giustizia, parlare con lealtà, essere giusti, osservare i comandamenti. Allora questo fuoco del Signore, ecco, non ci coinvolgerà, non avremo bisogno di purificazione, ecco, ma in certi casi questo fuoco, ecco, leggiamo anche cosa dice Gesù rispetto a questo fuoco, Luca 12, 49, prima era Isaia 33, 14. Gesù dice: sono venuto a portare il fuoco sulla terra e come vorrei che fosse già acceso. Luca 12, 49. Per mondare l'umanità, anche l'umanità presente, è necessario questo fuoco che sappiamo che brucia il peccato, che corregge, che purifica. Ricordiamo anche le metafore della Bibbia, li ha assaggiati Dio come oro nel coraggiolo, parla proprio dei giusti lì, nel libro della Sapienza. E cosa fa il crogiolo? Si mette l'oro, lo si scalda finché non fonde e vengono fuori le scorie che poi vengono portate via. E l'oro, che sono i giusti, viene purificato e diventano ancora più giusti e più santi. È per questo che Gesù dice: come vorrei che fosse già acceso. Poi i suoi carri come un turbine.
per stornare nel furore della sua ira, la sua minaccia con vampe di fuoco. Ecco, per stornare la minaccia che la sua ira lo aveva portato ad esprimere contro il suo popolo. Ma tutto questo sarà fatto dal fuoco, ecco, che agisce automaticamente il fuoco divino, ecco, incendia e tutto quello che trova di peccato, di scorie e di iniquità lo brucia. È un po' forse anche il mistero, del purgatorio. E poi dice: con il fuoco, infatti, Yahweh compie il giudizio. Vedete? È il fuoco stesso che dirime. E se io accendo un fuoco e ci metto sopra una verga di ferro, non si consuma, diceva San Basilio. Se invece ci metto della stoppia o della legna, brucia. La stoppia e la legna sono il peccato, il ferro sono gli uomini provati. Quindi Dio compie il giudizio e con la sua spada ogni carne, ogni carne vuol dire ogni essere fatto di carne, cioè tutta l'umanità. È chiaro che siamo nell'escatologia in queste parole. Però guardiamo che cos'è. La spada. Ah, scusate, prima devo farvi vedere una nota su questo verbo stornare. Io ho tradotto così perché la forma verbale ha molti significati e in riferimento all'ira ha questo significato qua precisamente. Vi faccio vedere la nota 2, fate un fermo immagine. Ecco qua. E potete leggerla chi si intende un po' di lingue. Vi do anche le coordinate di dove ho trovato questa traduzione. Allora, la spada, che cos'è la spada? Rimanendo all'interno del libro di Isaia, la spada di Dio è affidata al Messia. Isaia 42, 2, il canto del servo del Signore. Dice, ha reso la, è il Messia che parla, dice, ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. Isaia 42,2. Ma potete vedere anche la lettera agli ebrei, qua, famoso questo passaggio, ve lo ricorderete quando nella lettera agli ebrei è detto che la parola di Dio è come una spada a doppio taglio che penetra il nostro intimo in profondità. Ecco, e in molti luoghi la spada è riferita alla parola di Dio, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. E con questa spada e questo fuoco, il fuoco e la spada, Yahweh fa la sua vendetta e dice: molti saranno gli uccisi di Yahweh. Due punti qua ci vanno. E poi leggiamo il versetto 17. Chi sono gli uccisi di Yahweh? Sono coloro che si santificano e purificano per andare nei giardini, seguendo uno che sta in mezzo, che mangiano carne suina, cose abominevoli e topi. Insieme finiranno, avranno fine. Oracolo di Yahweh. Ecco, il versetto 17 parla della purità legale, quella che vediamo nel libro della legge di Mosè, il santificarsi, la purificazione legale, non morale, qui parla del popolo di Israele, serviva per avere accesso al culto del Tempio. E per
Però che cosa succede? Che questi ottemperano al dovere della purificazione legale, però poi vanno nei giardini. Ecco, i giardini sono i luoghi dove si pratica l'idolatria, come anche in altri casi la Sacra Scrittura dice: sotto ogni albero verde andavano a sacrificare, a bruciare l'incenso. Era il culto idolatrico che lo facevano di nascosto in luoghi lontani dalle città. Poi dice: seguendo uno che sta nel mezzo. Qui alcuni commentatori interpretano che ci sia una specie di sacerdote pagano, profano, che guida tutti gli altri. Però faccio vedere la nota, si può tradurre anche una femminile. Cioè, cosa succede? Che la resa in italiano che ho scelto io segue la correzione offerta dall'apparato masoretico. Vedete qua, Ehad, uno, maschile. L'apparato masoretico segnala un errore, ti dice: no, guarda, non è Ahad una, ma è Ehad, uno, maschile. L'altra interpretazione è come è scritto il manoscritto di Leningrado, che ha una femminile. E secondo alcuni commentatori, che probabilmente hanno ragione, si tratterebbe di una sacerdotessa, se traduciamo una. Però anche se traduciamo uno, è sempre un sacerdote, un sacerdote pagano, idolatra. Ecco. In riferimento al femminile, alcuni commentatori dicono che è una donna che guida a culti pagani e orgiastici. Comunque, non ci interessa tanto fare una grande disquisizione su questo tema, perché gli elementi ci portano, i giardini, come ho detto prima, ci portano a qualificare questo culto come pagano, idolatra. Il problema dell'idolatria percorre tutto il libro di Isaia, ma anche degli altri profeti. Ecco, poi ci sono queste pratiche abominevoli, secondo gli ebrei, di mangiare carne suine, perfino i topi. Ecco, io una cosa così non l'avevo mai sentita. Ecco, sono proprio quei culti abominevoli dei pagani. E però alla fine dice: Yahvé, avranno fine. E insieme avranno fine, cioè cesserà il culto idolatrico e verrà il giudizio su tutti quelli che lo praticano. Ecco, poi c'è questa ultima frase che è nel versetto 18a. Alcuni traducono: avranno fine con le loro opere, i loro propositi. Però scusate se entro un po' nei dettagli tecnici, per fare questa traduzione bisogna espungere un elemento molto importante, un pronome in questo versetto 12a. Quindi ecco, la critica testuale dice sempre che bisogna rispettare il testo senza espungere niente, senza usare la zappa, ecco, e tirare via delle parole intere, ma dice: Lectio difficilior prestat facili, cioè la lezione più difficile è quella da tenere buona e da preferire a quella più facile. E quindi il versetto 18 non lo commento, lo vedremo nel commento all'ultima pericope del libro di Isaia. Riprendo alcuni termini: la pace come un fiume,
E la gloria delle genti, ci dice il testo di oggi. Ecco, allora vedete che, come ci racconta anche l'inizio del capitolo 60 di Isaia, e San Paolo lo interpreta, come sappiamo, che quando il Vangelo avrà finito la sua corsa nel mondo, ci sarà la redenzione di Israele, il ritorno di Israele. E allora, però, questo ritorno verrà in pace, anzi, dice, una pace come un fiume che non si può fermare. Non sarà la guerra questa volta che non si può fermare, sarà la pace che non si può fermare. E da questo, e anche da tantissimi altri testi dell'Antico e del Nuovo Testamento, capiamo anche l'errore storico che Israele, non tutto l'Israele, ma diciamo così, che gli israeliani stanno facendo in questo ritorno che non viene da Dio sicuramente, perché questa occupazione della terra ha procurato troppo sangue. Questo è un dato storico. Le profezie ci dicono che avverrà tutto in pace, come il ritorno degli esuli da Babilonia con l'editto di Ciro. E Dio farà così. Ecco, saranno le genti, non con la guerra, ma con la gloria delle genti. Che cos'è la gloria delle genti? L'ho già accennato. La loro gloria è essere stati redenti, e vengono redenti attraverso la comunità cristiana, per mezzo dei predicatori itineranti, degli apostoli dei nostri tempi, che continueranno a predicare in tutto il mondo fino alla fine, a diffondere il Vangelo del Regno, la redenzione, la salvezza e la vita eterna. Per concludere questo breve spunto, una cosa che si può ricavare è che Israele è stato il primo dei popoli ad aderire a Yahweh, al Dio creatore, e ci ha, in un certo senso, portato per mano fino a Cristo. È stato portato per mano anche lui da Dio fino alla venuta del Messia. Alla fine dei tempi, alla fine della storia umana, invece, saranno le genti che prendono per mano l'Israele redento e lo riconducono a Gerusalemme, come ci dice la pericope di oggi. Il centro, il fuoco anche oggi è diretto verso la città di Gerusalemme, la città madre di tutto il mondo e di tutte le genti, il luogo della presenza di Dio e il luogo in cui è avvenuta la salvezza per tutta l'umanità. Ecco, il secondo spunto è molto breve anche questo. La spada e il fuoco, abbiamo visto, la vendetta di Dio. Allora, la spada sappiamo che è la parola di Dio. Ecco, l'abbiamo visto nel Cantico del Servo, al capitolo 42 che ho citato prima, ma poi lo possiamo vedere anche nei Salmi, in tanti altri testi. La spada è la parola di Dio. La parola di Dio che corregge e sferza, dice il Nuovo Testamento, perché Dio ama, però dice anche che Dio corregge e sferza perché ci ama. Prima c'è la spada. E di chi era la spada? Era la bocca di Gesù che proferiva le parole di Dio. La spada di Dio è la parola espressa dal Signore. E guardiamo cosa dice Gesù stesso rispetto alla sua parola. Ho scelto un
un passaggio del Vangelo di Giovanni al capitolo 12, versetto 48. E dice: chi mi respinge e non accoglie le mie parole, ha chi lo condanna. Due punti: la parola che ha annunziato lo condannerà nell'ultimo giorno. Ecco, vedete com'è la spada. E il Signore è venuto per salvarci. In un altro luogo dice: non sono venuto per giudicare il mondo, ma per salvare il mondo. Però la parola che ci ha lasciato ci giudicherà nell'ultimo giorno. Quindi vedete che è una spada che rimane per sempre. È una spada che farà il giudizio nell'ultimo giorno. E poi ci sarà anche il fuoco. Questo fuoco che può venire anche durante la nostra vita, il fuoco della purificazione. Però nel giudizio finale, appunto, come sappiamo, saremo giudicati della parola, come ho detto prima, però poi Dio darà libero corso al fuoco, al suo fuoco divorante. E come ho detto prima, se il fuoco trova del ferro, cioè un uomo provato, lo scalda e non lo brucia, come dice San Basilio. Ripeto, però è molto importante questo. Se il fuoco trova della stoppia o dei rami secchi, fa una grande fiammata e brucia tutto e incenerisce tutto. Ecco. Quindi prima c'è la parola che Gesù ce l'ha lasciata, poi però ci sarà il vaglio del fuoco alla fine della nostra esistenza. E anche quando si concluderà la storia umana e verrà il giudizio di Dio attraverso il Signore, che è stato costituito mediatore e giudice di tutti gli uomini. Pace e bene a tutti e buona giornata.